Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Inizia una nuova settimana insieme, 16 di ottobre, abbiamo anche superato la metà di questo mese, ormai ci avviamo verso il Natale a sprombattuto. Diciamo che le temperature, non dico che si assomiglino a quelle del Natale, ma almeno sono leggermente più basse di quelle estive. Ma dicono che poi torna il caldo, se restano le nuvole. Restano le nuvole. Ieri c'è stato questo cambio di rotta con questo vento anche molto forte, però tutto sommato questa mattina variabile, ma non neanche poi così né freddo né particolarmente uggioso. Buongiorno a tutti voi, e quindi insomma tutto sommato è iniziata dal punto di vista meteorologico la settimana abbastanza bene, che sappiamo il lunedì mattina serve anche per dare quel giusto, quella giusta spinta all'inizio della settimana. E allora noi siamo qui con voi, ci farebbe tanto piacere anche avere i vostri commenti, i vostri suggerimenti e un po' tutto quello che vi viene le in mente. Le foto del vostro momento. Piatto preferito. E, quest'oggi però abbiamo noi una cosa meravigliosa che vi faremo vedere, vi farà un po' di invidia, ne parliamo tra poco, perché oggi è una giornata preziosa e grazie ad una bella collaborazione che da tempo abbiamo in essere con una realtà riminese, non spoilerò troppo perché altrimenti si capisce già di che cosa parliamo, vi faremo vedere una cosa bellissima. Vabbè, dico solo questo. 337-511-336, questo è il numero per i vostri sms e whatsapp, quindi utilizzatelo a sprombattuto. Noi abbiamo bisogno lunedì di avervi con noi, così ci rallegrate la giornata e facciamo anche la trasmissione, che dopo il fine settimana rischia sempre di non avere proprio notizie proprio nuove, diciamo così. Però ci sono i saluti nuovi, quelli di Walter, saluti, che ci augura un buon inizio settimana con simpatia, che quando cambiamo. Walter. E poi ci sono le faccine di saluto di Valentino, e anche noi non so, dobbiamo. Io con. Sei capace così, di fare le faccine così? Tu? Ma guarda, con la manina. Questo è il volume invece del tuo telefono. Scusatemi, verificavo che andasse tutto certo, bene. È importante. Come sai? No, se ho detto, annunzio la settimana scorsa che gli avrei fatto arrivare il pezzetto del dietro le quinte di Andrea, del nostro spot, che purtroppo tra un po' non si vedrà più in onda, quindi non avrete più questo che piacere. Peccato. Se volete facciamo anche delle immaginette, cioè nel senso dei piccoli foglietti con quell'espressione lì di Andrea, che se la volete tenere sul comodino potrebbe essere utile quando avete dei momenti di sconforto. Va bene, sì. No, non ti sembra una buona idea? No, non ti sembra. Vabbè, io la lanciavo lì, se qualcun altro volesse, perché sai, l'immaginetta la facciamo in non più sanno copie. Di cosa stai parlando, noi salutiamo tutti sanno del nostro tutti spot sanno va bene paro. Adesso invece tutti sanno che è stato il patrono di Rimini, sì, nella giornata di sabato, e che c'è stato il consueto appuntamento, anche se un po' diverso rispetto al solito. Decisamente sì, Andrea, è stato, devo dire, un momento molto bello e anche molto apprezzato dalle autorità, dai politici, dalle autorità sia civili che militari, perché il vescovo Nicolò Anselmi, che era il suo primo San Gaudenzio, ha deciso di mantenere, come ormai da tantissimi anni lo aveva fatto prima di lui Monsignor Francesco Lambiati, ancora prima Monsignor Mariano De Nicolò. Noi prima non c'eravamo, quindi probabilmente però è una tradizione che arriva anche dal passato, quello di incontrare le autorità civili e militari della città e del territorio subito prima della messa del patrono, che si celebrava alle 17:30, quindi alle 16 ci si è messi in sala San Gaudenzio come sempre si fa, ma le autorità hanno trovato una disposizione completamente diversa. Solitamente c'era il tavolo, il vescovo, insomma dietro al tavolo proponeva una riflessione. E tu eri tra le autorità? No, io mi sono messa molto dietro, insieme ai giornalisti mi sono messa, quindi ero insieme a Marco Letta, Manuel Spadazzi, a Maurizio Ceccarini, abbiamo seguito un po' quello che accadeva ma nel cerchio, e quindi tutte le persone sono state invitate ad accomodarsi in cerchio, c'era il vescovo seduto in cerchio assolutamente come tutti gli altri, lui ha dato un po' il là, proprio per dire, per non mettervi in difficoltà, dico io due o tre temi che mi stanno particolarmente a cuore, e poi chiede
chiederei a voi di dirmi anche che cosa pensate, aiutarmi su questi temi che per me sono importanti, ma anche su altri temi che voi ritenete di valore. Devo dire, perché ho sentito qualche commento a fine incontro, ma anche successivamente, perché poi è stato apprezzato, molto apprezzato. Io temevo un po' l'effetto, sai, interrogazione, adesso che cosa dico. In realtà erano talmente temi di interesse comune, proprio per il bene comune, per la crescita del territorio, che moltissime persone hanno avuto una loro riflessione. Tra l'altro molte di più avrebbero voluto parlare, ma alle 5:20 suonata la campanella, alle 5:30 c'era la messa, stato chiesto al vescovo, insomma, che c'era un ultimo intervento, quello è stato fatto, ma c'erano tanti altri che avrebbero voluto parlare. Poi sai, quando rompi il ghiaccio, poi hai voglia anche di metterti in dialogo. Sono ancora lì? Secondo me si torneranno a vedere, perché il vescovo ha detto: una cosa che mi piace molto fare è ascoltare, ed effettivamente ancora una volta ha dimostrato questo suo talento. Ma tu eri lì solo a guardare così, oppure c'è stato? Ma dopo ha fatto tutto Maurizio Ceccarini, perché sono rimasta per la messa, per sì, vabbè, insomma, fai fare i tuoi sottoposti, ho capito. Ma che sottoposti? Maurizio, certo. Ceccarini non è un mio sottoposto, tutti noi siamo tuoi sottoposti. Bravi, mi sembra giusto, solo per una questione di genere al massimo proprio. Allora sentiamo il servizio con le voci del vescovo, ovviamente Monsignor Nicolò Anselmi, poi ci sarà anche il sindaco di Rimini, Jamilzade Golvad, Maria Rosa Padovano che è il prefetto di Rimini, e infine il questore. Mi ha fatto una bella proposta, sì. Una disposizione in cerchio per guardarsi e ascoltarsi a vicenda. Nel suo primo incontro con le autorità per il patrono San Gaudenzo, il vescovo inaugura una nuova modalità. Prima di cedere il microfono, Monsignor Anselmi lancia alcuni spunti. Parola unità. Ecco, io mi sono reso conto che la nostra città, ma come forse tutto il mondo, ecco, anche considerando quello che sta accadendo adesso, o quantomeno una mia speranza, un mio desiderio, una cosa che io auspico, è quella che riuscire a costruire una unità nel bene. Il tema delle persone deboli, piccole, sofferenti, delle membra sofferenti della nostra società, che vanno evidentemente, che tutti ben conosciamo, che sono dai piccoli ai malati, agli anziani. Il tema dei giovani, ecco, effettivamente, che può sembrare un tema retorico, se ne parla tantissimo, spesso se ne parla male, insomma. Però io credo che da adulti, quali siamo, non possiamo non pensare al futuro dei vostri, dei nostri figli, dei piccoli, dei giovani, dei ragazzi. Ecco. Il sindaco Sade Golvad si sofferma sull'integrazione, una sfida su cui c'è ancora tanto da fare. Le scuole dove andavo io, le scuole Ferrari, che erano le scuole del centro, io ero l'unico nome strano in tutto il plesso scolastico, anni 70. Oggi quella scuola è l'emblema, a mio modo di vedere, di una integrazione in quel caso fallita, perché in quella scuola la stragrande maggioranza dei bimbi hanno un nome straniero e c'è la tendenza di evitare quella scuola da parte di molti genitori, con ragioni magari a volte anche valide, nel senso che ma il mio bambino dopo rimane indietro negli studi perché deve stare dietro ai bimbi stranieri che fanno fatica ad apprendere. Diciamo che queste tematiche le do per buone, però a volte c'è questa tendenza a non conoscersi sin da bambini, e questo crea inevitabilmente problemi col passare degli anni. Il prefetto Padovano vuole cercare di correggere i criteri viziati dalle presenze estive che storicamente portano Rimini sul podio della criminalità nella classifica del Sole 24 Ore. Tutti quelli che mettono in campo le proprie energie e i propri sforzi non meritano di vedere sui giornali casistiche che oltretutto si basano su delle percezioni e valutazioni assolutamente errate. Ci siamo impegnati, abbiamo già discusso con il sindaco, abbiamo parlato tra di noi, con il questore, con i vertici delle forze dell'ordine, che a brevissimo, rapportando i corretti dati con la lettura corretta, daremo una smentita a questo articolo giornalistico. Il questore sottolinea l'impegno messo in campo per la sicurezza nella movida in centro e lancia una proposta su cui lavorare.
E se durante un servizio di questo genere, è un po' brainstorming, lancio una provocazione sulla quale bisogna evidentemente ragionare, pensare e valutare i pro e i contro. Ma se in quel momento ci fosse anche qualche educatore che insieme a noi che facciamo un'opera, come posso dire, di contrasto da un punto di vista più pratico, no? Chiediamo i documenti, cerchiamo di... ma magari non abbiamo quegli strumenti, per come diceva giustamente Ignazzi, per captare, per riuscire ad agganciare, per riuscire a capire cos'è che quel ragazzo non ha, cos'è che manca a quel ragazzo, e quindi provare a recuperarlo laddove ce ne fosse bisogno in una sorta di circuito virtuale. Queste alcune riflessioni raccolte, come avete visto, noi non abbiamo deciso proprio volutamente di non fare interviste, perché ci piaceva proprio anche la modalità in cui le persone sono intervenute a questo cerchio. E devo dire che tra l'altro sia il prefetto che il questore sono, su sollecitazione dei temi del vescovo, no? Che erano quelli dell'unità, dei giovani, degli anziani, delle persone fragili, sono andate sul pezzo, perché da una parte il prefetto ci ha tenuto a dire che è rimasta molto sconcertata dalla solita classifica del Sole 24 Ore per cui sotto Milano c'è Rimini a livello di criminalità, e altri hanno detto: ma prefetto, sono 20 anni che ci dipingono, esatto, così, ormai siamo abituati. Però lei ha detto: però io adesso mi sono già sentita anche con le autorità altre, faremo una lettera per smentire che questa è la situazione, che non c'è Rimini, per cui chiederemo al quotidiano di fare anche delle verifiche ulteriori. Perché Rimini è diversa, è chiaro che noi abbiamo questo effetto fisarmonica, insomma, comunque faranno questa lettera, lo avete sentito nelle sue parole. Qualcosa di simile era stato fatto all'epoca del prefetto Palomba. Sì, che poi ti ricordi che per un paio d'anni il Sole 24 Ore faceva questa distinzione. Nel 2019 era stata fatta anche la classifica cercando di... avulsa, come sì, si suol la classifica dire. Avulsa, tenendo conto esatto. delle presenze turistiche. Diamo il buongiorno intanto anche a Nunzio, l'hai buongiorno, citato prima. Buongiorno quindi... Nunzio, il video te lo preparo, perché me l'ha nascosto Andrea, non me lo vuoi far trovare. No, è che lei non sa trovare le cose da sola nelle nostre cartelle, invece, e anche a Dennis. Interessante anche la proposta del questore, anche lei sollecitata sul tema dei giovani, tra l'altro proprio in questi giorni, anche nel fine settimana sui quotidiani si è parlato tanto del presidio alle cantinette per cercare di risolvere questo problema di criminalità. Presidio che c'è stato tra l'altro, con risultati anche importanti, ho sentito anche gli esercenti essere molto soddisfatti. E lei ha detto: ma perché quando andiamo alle cantinette con i nostri agenti non viene anche un educatore? Perché forse noi abbiamo bisogno di qualcuno che interpreti anche il disagio di alcune persone che si comportano in determinati modi. Quindi anche solo un paio di cose che hanno così creato, che sono emerse da questo cerchio insieme. Subito dopo la Santa Messa, devo dire che insomma, chiesa gremita, noi l'abbiamo trasmessa anche in diretta su Icaro TV e Radio Icaro, particolarmente seguita, anche tante persone che non sono riuscite a venire direttamente ci hanno ringraziato per questo servizio. E poi ancora durante la messa, tra l'altro, il richiamo nuovamente alla preghiera e all'unità, che sono state queste due parole chiave che il vescovo ha voluto mettere al centro anche dell'omelia, che è un po' da inizio anche all'anno pastorale, e anche qui sempre poi declinata con sui giovani e sulle persone fragili, in qualche modo è stato in sintonia anche con il discorso che aveva fatto alle autorità. E poi un gesto che è stato richiamato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, tra l'altro che sarà domani vissuto nuovamente anche con diverse iniziative nel nostro territorio, che è stato quello di una fiaccolata. Subito dopo la messa ci si è ritrovati fuori dalla Basilica Cattedrale tantissime persone, devo dire che anche l'adesione non solo di chi c'era messa, ma io c'ero, ho visto persone che stavano passeggiando, quando hanno capito di che cosa si trattava si sono messe in fila anche loro, camminando insieme, poi piazza Tre Martiri, piazza Cavour. E allora chiaramente noi abbiamo seguito anche questo momento, c'era il vescovo Nicolò, c'era il sindaco Sade Golvad, c'era il vescovo emerito Lambiasi, c'erano i rappresentanti della comunità ortodossa, insieme camminando per chiedere la pace. Noi c'eravamo, vi facciamo proprio sentire due passaggi dell'intervento che sugli scalini dell'Arengo hanno fatto il vescovo e il sindaco, e poi anche qualche voce che abbiamo raccolto a fine fiaccolata. Vuole più coraggio a rinunciare a facili profitti per custodire la pace che a vendere armi sempre più sofisticate e potenti. Lasciatemi dire che sono orgoglioso della mia comunità, perché io non mi aspettavo una partecipazione così
imponente. E allora, se è vero che la pace si raggiunge quando parte dal basso, perché scuote magari le coscienze dei potenti, ecco, io credo che questa sera abbiamo portato il nostro piccolo mattoncino. Beati gli operatori di pace, che ricollego volentieri a quanto diceva il Papa in questo discorso famoso che ha pronunciato pochi mesi fa alle Nazioni Unite, dove ci sono i grandi e i piccoli, i potenti e i deboli, i forti. Insomma, non so se va tanto bene questa cosa, che ci siano delle persone di serie A, delle persone di serie B, dei popoli di serie A e dei popoli di serie B. Comunque, ha parlato di artigiani di pace. Certo, c'è una pace che si costruisce, speriamo, nei luoghi dove si decidono queste cose, e preghiamo per i politici, per tutte le persone che hanno delle responsabilità sulle nazioni. Ma c'è anche un artigianato della pace che dipende da noi, dipende insomma da com'è, dal nostro stile di vita. E allora prendiamoci un impegno anche, beh, stasera in famiglia è abbastanza semplice fare gesti di pace, ma magari lunedì con i colleghi in altri luoghi, no? Pensare, fare dell'artigianato di pace, costruire dei luoghi evangelici nei luoghi in cui lavoriamo, in cui siamo tutti i giorni, in cui magari ci sono dei contrasti, beh, sappiamo che anche lì il Signore c'è e che possiamo fare dei gesti di pace. La prima unità viene sicuramente da noi, dalle nostre comunità, dalle nostre famiglie, ed è sicuramente quello che noi immaginiamo possiamo fare per la pace, perché la pace la sentiamo lontana, ma se iniziamo fra di noi forse possiamo riconoscerci in questa parola molto di più e sentirla vicina nei nostri cuori. Sono molto contento di tutta questa gente che ha partecipato a questo momento. Questo vuol dire che la sensibilità verso la pace c'è, e proveniamo da diverse estrazioni, e al di là dell'aspetto religioso la pace è qualcosa che tocca tutti, e per questo bisogna che tutti lottiamo insieme. Penso che il valore più grande di questo gesto è essere uniti insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, e credo che non si costruisca quasi niente, se non dire proprio niente. È insieme, è un'unica voce nel pregare, un unico stringersi le mani, è un unico davvero portare la pace nel cuore. Queste le voci che abbiamo raccolto nella serata di sabato. Pensavo che in tanti, finita la messa, perché comunque una messa solenne, erano comunque già le 19 passate, no? Invece tantissimo ho deciso di restare, vivere questo momento che è stato molto sobrio, comunque molto semplice anche nelle parole. Come avete sentito anche all'inizio del servizio, alcuni stralci erano tratti da dei messaggi di Papa Francesco, che insomma sono giorni in cui più volte leva in ogni momento della sua giornata la preghiera per la pace. Quindi tu volevi parlare che sia importante anche dell'appuntamento di domani. Abbiamo, sì, esatto, un'immagine, perché vogliamo far vedere. Allora, ricordiamo che venerdì abbiamo detto che proprio la Conferenza Episcopale Italiana chiedeva a tutte le chiese in Italia, tutte le diocesi, di fare degli appuntamenti proprio nella giornata, soprattutto proponeva una giornata di digiuno e di preghiera. Ci è arrivata questa iniziativa, la condividiamo molto volentieri, perché nella chiesa di Santa Chiara, quindi siamo proprio a due passi dall'Arco d'Augusto, una chiesa particolarmente amata dai riminesi, proprio ci sarà una esposizione straordinaria del quadro della Vergine, il quadro della Madonna della Misericordia, che ricordiamo è una Madonna miracolosa, proprio in occasione della giornata per la preghiera per la pace. Quindi non so, Andrea, se vogliamo ricordare i vari appuntamenti proprio della giornata. Alle 17 l'esposizione, alle 17:15 il rosario e alle 18 la messa. Esatto, questi sono quindi gli appuntamenti. Ringraziamo padre Sebastiano che ci ha fatto avere anche questo volantino proprio per ricordarlo, mentre invece ricordiamo, perché ce l'ha fatto sapere poco fa il nostro Stefano Rossini,
domani sera era prevista la presentazione del rapporto sulla povertà della Caritas. Purtroppo c'è stato un lutto nella grande famiglia della Caritas e questo appuntamento sarà rinviato, per cui vi faremo sapere, perché ci saremo stati anche noi, vi avremmo raccontato questo momento importante, perché insomma fare il punto anche sulle povertà del nostro territorio è fondamentale, ma verrà fatto in un'altra data. Salutiamo il nostro Roberto Nanni, salutiamo Massimo, Giorgio col suo hashtag buongiorno ragazzi belli, che ormai è un altro Giorgio che ci saluta invece al 337 511 336, Giorgio & Co, quindi compresi familiari. E poi salutiamo Lella che ci ha mandato la foto del giorno, non vediamo l'ora e di vederla. Ci dice però che domani farà il digiuno per la pace. Ah, bene Lella, allora domani, giusto, mi sembra un'ottima cosa, e quindi magari domani anche noi sospendiamo, non che tutti chiaramente, perché lei dice, nella libertà farà il digiuno, una nuova settimana speriamo sia piena di belle cose, il mio pranzo sta andando e ce lo manderà domani, però certo, il pranzo di oggi, certo assolutamente, grazie, e più tardi faremo vedere l'arrosto di maiale con sughetto di verdure e pure buono, così per dire, io lo sto già, sai, con quella cosa che hanno portato, sai quanto viene bene la scarpetta. Vabbè, ma ne parliamo dopo. E quella della settimana, e quella dell'altra volta, però. Crediamo, chiediamo un po' di suspense su questo dono che ci hanno. Dono, in realtà. Vabbè, che io ho visto la foto della volta scorsa. Ah, ok, vabbè, ma quello va sempre bene. Le foto vanno sempre bene, Andrea. Sì, non sì, scadono sì. mai, non scadono mai. Intanto diamo il buongiorno anche ad Irene, che ci augura anche un buon inizio settimana, e noi ricambiamo di cuore. Allora, facciamo un rapido aggiornamento invece sulle indagini che riguardano l'omicidio di Pierina Paganelli, ricordando che nei giorni scorsi c'è stato il funerale nella sala del Regno dei Testimoni di Geova a Bellariva, e parallelamente proseguono anche le indagini. Nella giornata di sabato era emersa anche la raccolta di alcuni materiali che erano stati in realtà prelevati subito dopo l'omicidio, se non sbaglio due taglierini sì. da casa della nuora e poi un altro oggetto dalla casa del fratello della nuora, però insomma le indagini sono proseguite. Ieri sera il nostro Lamberto ha fatto il punto della situazione e allora vi proponiamo gli ultimi aggiornamenti, in attesa poi che arrivino svolte sui giornali. Ogni giorno leggiamo la svolta e vedremo quando ci sarà nei fatti. Potrebbero essere gli accertamenti tecnici a trasformare i sospetti in prove e consentire così agli investigatori di arrivare all'assassino di Pierina Paganelli. Dopo 12 giorni di indagini senza sosta, non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Gli uomini della squadra mobile, coordinati dal PM Daniele Paci, stanno provando a mettere insieme i pezzi di un puzzle che sembra non avere soluzione. La pista familiare condominiale appare ancora oggi la più battuta. Chi ha ucciso la 78enne conosceva bene sia le sue abitudini, sia come muoversi all'interno della palazzina. La nuora di Pierina, Manuela Bianchi, il fratello Loris e il condomino, che secondo gli investigatori è l'amante della donna, hanno tutti un alibi di ferro. Gli inquirenti però continuano a scavare nel loro privato e più volte li hanno convocati in questura come persone informate sui fatti. Di Manuele Loris sono state prelevate impronte digitali e DNA, sequestrati anche due taglierini trovati a casa della nuora e vestiti attrezzi da giardiniera appartenenti a Loris. Controlli di routine, così l'ha definito il fratello di Manuela, che continua a dichiararsi assolutamente tranquillo. Intanto via social, su un profilo Facebook contro i testimoni di Geova, sono state pubblicate offese irripetibili nei confronti di Pierina e del movimento religioso stesso, oltre ad accuse senza fondamento che riguardano la nuora Manuela, post che sono già stati acquisiti dalla polizia postale e sui quali sono in corso accertamenti. Questi sono gli ultimi aggiornamenti alla serata di ieri, quindi le indagini assolutamente a 360 gradi anche sulle pagine social per cercare di capire se ci sono collegamenti di qualche tipo, visto che insomma sappiamo che le indagini nella fase iniziale, insomma ormai 12 giorni di indagini, si sono concentrate sul familiari, sul condominio, su tutti quelli che hanno un legame di parentela, ma a questo punto è giusto anche allargare ulteriormente il campo per capire se proprio da lì possono arrivare ulteriori elementi
per indirizzare l'indagine in un modo o nell'altro. Nella giornata di sabato, noi chiaramente l'abbiamo seguito con i nostri appuntamenti informativi, c'è stato l'ultimo saluto nella Sala del Regno a Pierina, una realtà in realtà anche molto accogliente, ci hanno spiegato anche i colleghi che erano sul posto, molto sobria questa cerimonia, insomma, e comunque tutto sommato vissuto nel pieno rispetto del momento, perché credo che questo fosse fondamentale anche in quella giornata, lasciare anche ai familiari, alla comunità di Pierina la possibilità di salutarla nel modo migliore. Leggevo sinceramente, c'erano comunque agenti della mobile in borghese all'interno della sala anche per monitorare, insomma, la situazione. Devo dire che la cosa che mi sconvolge di più, lo sentivamo nel pezzo di Lamberto, è l'odio, cioè l'odio social, perché non so se si possa definire odio religioso, perché in realtà, per carità, vanno seguite tutte le piste, però c'è questo tema proprio dell'odio social che ormai supera ogni logica umana, una cosa che non ti verrebbe mai pensare, cioè sul fatto di con crudeltà parlare di una persona che non c'è più, di un omicidio che sta facendo soffrire tantissime persone, eppure no, eppure sei lì dietro il tuo PC che ti inventi cose e dici delle cose inaudite per violenza, veramente inaccettabile a mio avviso. Spero che anche, magari non c'entreranno assolutamente nulla con quello che è accaduto, ma che le persone, anche solo che hanno fatto questo tipo di posto, siano chiamate a rispondere. Spero proprio di sì, vengano perseguite per questa loro azione. Salutiamo anche Gianni e svoltiamo. Quanta verso... gente che ci saluta oggi, che bello questo lunedì con lunedì tanti saluti. Così. No, ma a me piace anche salutare. Voltiamo verso l'economia, verso il mercato del lavoro. La scorsa settimana la Camera di Commercio ha rielaborato i dati del primo semestre dell'anno forniti dall'Istat, dai quali emergono una serie di criticità non da poco per quanto riguarda la provincia di Rimini. Poche luci, tante ombre. Vediamo. In provincia di Rimini aumenta la disoccupazione, in particolare quella femminile, diminuisce il tasso di occupazione e, unica nota positiva, calano gli inattivi. E il quadro, preoccupante, che emerge dai dati relativi al secondo trimestre 2023. Nel periodo aumentano le forze lavoro, più 2,7%, ma il tasso di occupazione cala di 0,7 punti, scendendo al 64,8%. Più consistente il balzo del tasso di disoccupazione, che arriva al 7,7%, con un aumento di 2,6 punti rispetto allo stesso periodo 2022. In particolare l'impennata tocca la componente femminile, più 4,5, e così aumenta la forbice di genere. Se nel secondo trimestre 2022 uomini e donne avevano un tasso di disoccupazione al 5,1%, ora i primi salgono al 6,2%, mentre le seconde sfiorano la doppia cifra. E non va meglio ai giovani, col tasso che passa dal 19 al 30,8% in un solo anno. Unica nota lieta, il calo degli inattivi, 1,8% in meno, cioè delle persone che non cercano attivamente un lavoro. Nel confronto con il resto della regione, Rimini segna il passo ed è molto indietro rispetto alle altre province. Complessivamente nel trimestre aprile-giugno sono 144.000 gli occupati, con un calo nei settori dell'industria, delle costruzioni e dell'agricoltura, a cui si contrappone la crescita nei servizi e nel commercio e turismo. I disoccupati sono invece 12.000, il 54,7% in più del 2022, un incremento dovuto in buona parte alle oltre 2.000 persone in età lavorativa che dopo un periodo di inattività si sono messe in cerca di occupazione, finora senza trovarla. Questi sono i dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio, che non ci regalano uno spaccato positivo in questi primi sei mesi. Speriamo che i nuovi sei mesi, quelli che da giugno ci accompagneranno fino alla fine dell'anno, possano riportare questi dati quantomeno in linea con quelli dello scorso anno. Ecco, io non è che vorrei dire, posso tornare un attimo sulla cronaca? Allora, sicuramente molti di voi hanno sentito il governatore De Luca, che regala sempre queste perle mediatiche, mi verrebbe da dire, perché secondo me lo fa volutamente, siamo in Campania,
Lo hai sentito il fatto che ha detto che non gli piacciono i tatuaggi? Hai seguito questa vicenda che ha creato anche un sacco di polemiche, perché evidentemente, insomma, lui era, credo, ad un incontro con degli studenti, forse universitari, ma c'era una piazza piena di gente, non so per quale appuntamento, insomma, che cosa fosse, e lui con questa sua, cioè questo modo proprio che solo De Luca può avere, cioè che neanche Crozza lo fa bene come De Luca, nel senso che secondo me è più divertente De Luca che lo stesso Crozza, che lo imita, però ha detto no, perché a me, proprio utilizzando anche parole abbastanza colorite, i tatuaggi non mi piacciono, ci sono questi influencer che hanno i tatuaggi fino ai padiglioni delle orecchie e loro non mi piacciono ancora di più, utilizzo parole più sobrie. Insomma, sta di fatto che questo ha creato una gran polemica, no? Anche tra i tatuatori e quant'altro. Però oggi leggo, non c'entra niente, però mi ha legato questa cosa, il magazzino stupefacente del tatuatore, che forse temendo che De Luca lo... Ah, tu dici per quello. E magari, sai, dopo che De Luca l'ha detto, potrebbero diminuire le persone che si fanno i tatuaggi, ne dubito, perché veramente ormai sono pochissime quelle che non hanno tatuaggi. C'è gente che non ha più spazio. Sì, vabbè, ma ognuno poi fa quello che desidera, da questo punto di vista ci mancherebbe altro. Magari ha pensato di farsi una seconda attività, e quindi lo troviamo anche sul nostro sito, potete leggere i dettagli di questa notizia, insomma, di cronaca sul nostro sito, ahi noi ce ne sono anche tante altre, però insomma nel bagagliaio dell'automobile di questo signore sono stati trovati quasi 7 kg di marijuana. Hashish, poi farmaci e steroidi anabolizzanti, che erano custoditi nel suo appartamento a Riccione, e ferito così nei guai un uomo di 37 anni, appunto, di professione tatuatore. Vuoi dire che non si può portare 7 kg, non si possono portare 7 kg di droga in portabagagli? No, non so cosa direbbe De Luca a questa notizia. Cioè, il reato è averli nel portabagagli, cioè se li aveva da un'altra parte? Secondo te? Non lo so, vai, prova a buttarla lì. Volevo salutare invece Isa, che dice: è la prima volta che vi seguo perché stranamente è a casa dal lavoro, grazie. Oh, bene Isa, buongiorno, speriamo che tu non sia a casa dal lavoro, insomma, per vicissitudine, ma perché ti sei preso una giornata per te. Sicuramente. Te lo auguriamo, e quindi grazie di essere con noi e buona giornata. Sperando che non abbia già cambiato canale, perché insomma sappiamo che la capacità di resistenza è poca quando la gente ci incrocia. Salutiamo anche Sabrina. A proposito di tatuaggi, hai sentito, adesso non si possono fare neanche più usare i glitter, so che tu adori glitter. Io sono glitter, pieno di glitter, pieno di glitter, non si può più fare perché sono inquinanti, e quindi stoppa i glitter. Si può più fare niente, però i glitter fanno male all'ambiente, Andrea, effettivamente, perché uno si deve fare le robe con i glitter? Metti dei pezzettini di carta come facevamo noi quando eravamo piccoli. Va bene, cambiamo argomento, però mi sembrava che questa notizia legata alle dichiarazioni di De Luca ci potesse salutiamo stare. Anche Gianmaria Zanzini, che dice che non ci può seguire questa mattina perché è impegnato a Ferrara nel Consiglio Nazionale della Federazione Moda Italia, dice che ci guarderà in streaming. Va bene, mi raccomando Gianmaria, facci sapere che cosa pensi dei glitter, perché magari è quello no, che un po'... perché magari alcuni li usavano anche in alcuni abiti, sai, glitterati. Io so che Matteo Monaretto usa i glitter, sì. Ha tatuaggi e usa glitter. I glitter, cioè, male. Quindi come facciamo? Cosa direbbe perplesso. Di Luca di te, Matteo? Cosa direbbe Di Luca di te? Proviamo. Attenzione che potrebbe chiamare, se De Luca ci vuole chiamare, 0541 785 785. Esatto. Adesso invece andiamo a Riccione, perché sabato scorso festeggiato il suo compleanno in Riva al Mare, sulla spiaggia libera di Piazzale Roma, con un evento aperto a tutti, ma dedicato in modo particolare ai magnifici sette, come sono stati ribattezzati, di Cuore 21, che lo scorso anno, ormai poco più di un anno, perché era il 7 ottobre del 2022, hanno perso la vita nell'incidente sulla A4. Al centro della festa una creazione artistica collettiva intitolata 21 cuori tra cielo e mare. Allora ci vediamo e ascoltiamo il servizio di Lucia Renati, con la voce di Alessandra Falconi, che è responsabile del centro Zaffiri di Rimini, e di Hervé Toulet. Giocare con colori, carta, pennelli di fronte al mare come i bambini. Il compleanno di Riccione quest'anno è stata una chiamata pubblica alla comunità per celebrare la vita, ricordando chi non c'è più. C'erano centinaia di persone sulla spiaggia libera di Piazzale Roma per i magnifici sette della cooperativa sociale Cuore 21, che il 7 ottobre dello scorso anno hanno perso la vita nell'incidente sulla A4. Massimo Pieroni, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Luigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi. Sui grandi rotoli adagiati sulla sabbia tutti hanno disegnato per 21 cuori tra cielo e mare. Quel giorno, ad aspettarli in Friuli, nel centro della Val di Lauco, dove non sono mai arrivati, c'era anche Alessandra.
insieme a Hervé abbiamo pensato che stare così in spiaggia tutti insieme con questa leggerezza e allo stesso tempo con tanta dolcezza poteva essere il regalo più bello che gli facciamo. Giochiamo con punti, linee, scarabocchi, sono segni possibili a tutti, nessuno in difficoltà, e in quel gesto comune fra adulti e bambini abbiamo creato qualcosa che adesso ogni persona partecipante porterà a casa e una parte andrà ai musei della città. È rimasto in sospeso troppo, mi verrebbe da dire. Sicuramente c'è il desiderio che questa città possa avere una programmazione che dà visione e futuro. Progetti che aveva Massimo intercettavano la bellezza dell'arte contemporanea con l'inclusione, la pedagogia, l'educazione e l'internazionalità. Lui è stato per tutta la vita un sognatore e fino all'ultimo aveva un sogno. A coordinare la creatività dei presenti, l'illustratore francese Hervé Touillet. De faire venir des choses avec beaucoup de simplicité. Bisogna guardare alle cose con semplicità e gioia e una certa leggerezza. Ad ogni modo, avere la spontaneità che si ritrova nei bambini. Bisogna guardare loro. Regarder les enfants. Il Centro Cuore 21 ha poi portato in scena la performance artistica di danza e musica della compagnia inclusiva Club Alieno. E come ad ogni compleanno non può mancare la torta, dei biscottoni di pasta frolla a forma di cuore, realizzati dagli studenti e dagli insegnanti dello IAL, scuola alberghiera e di ristorazione di Riccione, per ricordare quei sette cuori che ci immaginiamo essere tra cielo e mare. Che bella anche questa ripresa, lo dico per chi era in TV, insomma, in cui Lucia appunto ci fa vedere questo pezzo di mare, questo pezzo di cielo che si uniscono, forse in una dei sabati davvero ultimi di mare, vissuti come se fosse estate. Un bellissimo appuntamento, diciamo che in questo modo Riccione ha anticipato il suo compleanno, che se non ricordo male è il 19 di ottobre. Ma se non lo sai tu. Ma ho sempre dei dubbi su quale sia l'anno, penso sia il 101esimo compleanno. Ma fai il conto, tu quanti ne hai? Io? Beh, cosa c'entra? Ah, non siete io? Nati non insieme. Non siamo nati insieme, ah. Non siamo nati pensavo. Insieme. Però comodità. È stata un'occasione, Hervé Touillet, come giustamente Touillet. Come ci ha detto la nostra Lucia, che sa il francese a differenza nostra. Nostra, sì, io non era so. Disponibile fatico per già questa, con l'italiano. Era disponibile per questa data, effettivamente è stato un momento molto creativo e molto bello. Salutiamo anche Stefano. Buongiorno a Stefano e andiamo a salutare anche un amico che fa un commento sul tema dell'occupazione che è stato oggetto qualche minuto fa di un servizio. Dice: dopo l'estate diverse realtà industriali della provincia di Rimini hanno attivato i sindacati per preparare le casse integrazione dopo aver lasciato a casa tutti i somministrati, cioè quelli con agenzie lavoro e tempi determinati. La vedo dura diminuire la disoccupazione, che era il mio auspicio da qui in avanti, sì. Perché comunque Rimini è riuscita a recuperare nel 2022 una buona fetta percentuale. Sappiamo che la provincia di Rimini è sempre fanalino di coda in regione per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, e in questi primi sei mesi invece è cresciuto tanto, e soprattutto è cresciuto tanto quello femminile, con un aumento di oltre 4 punti percentuali. E questa forbice un po' fa un po' dispiace, ecco, che la forbice tra uomini e donne sia così ampia in una situazione che già di per sé non è delle migliori. Salutiamo poi anche Colomba, lei sì, che ci manda un'immagine di oggi di cibo, non come quella di prima che mi sono sbagliato, ma io quando vedo cibo poi faccio non fatica anche a capire. Più niente. Esatto, e quindi tra un po' farò fatica anche a capire quello che accade in questo studio. Perché Andrea ha vinto la tombola di San Gaudenzio, mi hanno detto, è stato io? Lui il vincitore. Non ci sono neanche andato. Tu sei, mi hanno detto che sei stato tu a vincere, hanno chiamato no. Proprio Andrea Polazzi. No, allora sei il primo premio. Se me lo portano volentieri. Colomba sta preparando le zucchine, quindi poi vedremo. Zucchine buonissime, zucchine ripiene, chissà, vedremo. Adesso io vedremo. So che io ad anticipare un po' il tema sportivo con questo servizio, però è stata una bella una ma bella lui, presenza, perché travalica lo sport, no? Sì, parliamo sì. Di Andrea Lucchetta, campione del mondo, campione europeo di pallavolo, che nei giorni scorsi ha fatto tappa al centro commerciale Le Befane con la sua iniziativa, lo Spikeball, che peraltro è collegata anche a un cartone animato dove il protagonista ha proprio le fattezze di Andrea Lucchetta, che è arrivato all'interno appunto del centro commerciale, se non sbaglio venerdì pomeriggio, venerdì mattina, per insegnare ai più piccoli i rudimenti della pallavolo. Però ha avuto anche delle belle parole, in modo particolare legate al ruolo che le persone che affiancano questi ragazzini che si avvicinano allo sport dovrebbero avere, proprio per
aiutarli a vivere lo sport come divertimento senza creare poi delle illusioni. I sogni vanno bene, ma non tutti diventano campioni. Ma sentiamo le parole di Lucchetta. Divertente, inclusivo, appassionante. Al centro commerciale Le Befane oggi si è giocato a Spike Ball, uno sport capace di avvicinare i giovanissimi alla pratica del volley. Testimonial d'eccezione, nonché ideatore dell'omonima serie TV, il campione Andrea Lucchetta, capace negli anni 90 di vincere con la nazionale di pallavolo un titolo europeo, uno mondiale e tre World League. Con la sua simpatia ha voluto lanciare un messaggio ai più piccoli. Divertente, inclusivo, appassionante. Al centro commerciale Le Befane oggi si è giocato a Spike Ball. C'è stato un errore nel servizio, non so imputabile a cosa, ma magari andiamo a recuperare quello del TG, dal TG di venerdì, perché evidentemente nella versione allungata ci sono stati dei problemi e invece della voce di Lucchetta si risentiva la mia, che è piuttosto fastidiosa. No, vabbè, ma la tua voce è una bella voce. Io proporrei per Andrea Polazzi la stessa pettinatura di Andrea Lucchetta, che lo ha reso veramente un personaggio. Andiamo a recuperarlo, esatto. Eccolo qua allora. Divertente, inclusivo, appassionante. Al centro commerciale Le Befane oggi si è giocato a Spike Ball, uno sport capace di avvicinare i giovanissimi alla pratica del volley. Testimonial d'eccezione, nonché ideatore dell'omonima serie TV, il campione Andrea Lucchetta, capace negli anni 90 di vincere con la nazionale di pallavolo un titolo europeo, uno mondiale e tre World League. Con la sua simpatia ha voluto lanciare un messaggio ai più piccoli. Il problema dello sport in generale è che per fare il passaggio in sport agonistico necessita per forza di un'attività con la quale il bimbo si diverte, il ragazzo si diverte. Se i ragazzi non vengono messi all'interno del meccanismo e nessuno aspetta il loro percorso di crescita, differenziandolo a seconda di quelle che sono le abilità e le capacità, il bambino, il ragazzo, abbandona lo sport. Ed è un problema non del ragazzo che abbandona, di chi gli sta di fianco. Quindi non dobbiamo ovviamente caricarli di false aspettative, ma facciamo in modo che questo sogno possa diventare una realtà da condividere raggiungendo un obiettivo, non necessariamente qual è la vittoria. Poi molti di loro non diventeranno dei campioni, ma non è un problema. L'importante è creare individui che sanno accettare lo spirito di squadra, iniziare piano piano ad avere gli strumenti giusti per accrescere il loro movimento. Noi siamo qui per aiutare i bambini a sognare. Lucchetta si è poi lanciato anche in una surreale intervista al direttore del centro commerciale Massimo Bobbo. Questo è un centro d'attrazione per famiglie. Le famiglie arrivano all'interno di questo luogo, risiedono, fanno la spesa, vanno in galleria, ma guardano un po' e giocano insieme tutti. Ma infatti la funzione del centro commerciale è trasversale, cioè non è che c'è una tipologia di clienti, ci sono tutti i clienti. Massimo, guardami i capelli. I capelli cosa sono? Trasversali. Vedi i miei capelli trasversali? E quindi vuol dire che il taglio trasversale è adatto al centro commerciale. Un taglio trasversale, esatto. Giusto? Assolutamente, vedi? Cioè Lucchetta, devo dire che anche come intervistatore, d'altra parte oggi... Beh, lui è commentatore oggi televisivo. Oggi credo che lui e Colantoni siano senza nulla togliere a tutti gli altri che fanno i commenti alle partite di pallavolo, Zorge, cioè tutti gli altri. Se, però devo dire... No, devo dire che io la coppia Colantoni Quando fai Lucchetta, così veramente, no, devi mostrare la tua competenza. Apprezzo di più, non so, mi piacciono di più, dopo ognuno ha i suoi gusti anche dal punto di vista... Sai, molti sono anche più esperti, quindi apprezzano determinati commenti tecnici. È come sono i commentatori del calcio, no? Non tutti ci piacciono nello stesso modo. Ma poi di calcio parleremo. Per cui adesso. Sì, di calcio, di basket, di tutto. Io adesso, però, purtroppo una notizia di cronaca che arriva dai carabinieri forestali. Siamo a Pennabilli. I carabinieri hanno concluso gli accertamenti avviati dopo un incidente stradale avvenuto nel mese di agosto scorso, quando era stato travolto e ucciso un cane, uno Yorkshire Terrier, da un soggetto che poi si era allontanato alla guida dell'auto senza dare alcun soccorso all'animale. I militari hanno rintracciato il conducente, hanno contestato la sanzione di 421 euro per la violazione delle norme di comportamento in materia di circolazione stradale e l'uomo è stato appunto individuato e sanzionato.
E queste sono le novità appena giunte in redazione. Noi continuiamo con le notizie, continuiamo raccontandovi un po' anche quello che è successo negli ultimi giorni. Andiamo, che dici, a recuperare un altro servizio, perché poi abbiamo un'intervista ma attorno alle 10. Attorno alle 10. Allora guarda, siccome abbiamo anche questo un servizio dedicato al cibo amico, quindi magari ce lo teniamo proprio in prossimità dell'intervista. Adesso andiamo a Poggio Toriana per parlare dell'appuntamento con Mentre Vivevo, una rassegna teatrale spettacolare che torna per il 9° anno, per cui insomma è anche una bella tradizione per questa sala teatro di Poggio Toriana. Il titolo è appunto Mentre Vivevo, ma anche con una declinazione particolare. Diciamo che è stata una rassegna, almeno questa ci raccontavano i protagonisti, che è partita un po' in sordina. Ci dicevano i primi appuntamenti venivano in sala 15-20 persone, quindi dicevamo ma sarà stata la scelta giusta. Oggi il teatro, in molte delle occasioni, molte delle proposte fatte proprio dai promotori, è completamente pieno. Questo significa che effettivamente ci avevano visto giusto. Siamo andati alla presentazione e abbiamo intervistato Paola Vannoni del gruppo Quotidianacom, grazie, e poi il sindaco di Poggio Toriana, Ronnie Raggini, esatto. Datti una possibilità feconda. È molto affascinante il titolo della nuova edizione della rassegna Mentre Vivevo, che animerà le domeniche d'autunno e d'inverno della sala teatro di Poggio Toriana, con una proposta artistica curata da Paola Vannoni e Roberto Scappina di Quotidianacom. Noi siamo giunti al 9° anno con questa proposta appunto di Mentre Vivevo, con cui abbiamo parafrasato appunto il romanzo di Faulkner Mentre Morivo, per dare anche un senso di positività e di gioia in qualche modo, perché pensiamo che il teatro non debba essere un evento slegato dalla vita quotidiana, ma deve andare a intrecciarsi con le nostre esperienze quotidiane, perché crediamo sia importante che noi artisti conserviamo quello sguardo critico sul presente, perché credo che sia un po' questo il ruolo. Questa rassegna sta raccogliendo sempre più il favore del pubblico, è partita in piccolo, senza troppo, così diciamo, in sordina, poi con il passare del tempo l'associazione quotidiana sono stati capaci insomma di rinnovare, di portare sempre contenuti anche con delle serate insomma dove il pubblico è stato veramente importante. Una rassegna che 9 anni fa è iniziata in sordina, ma che oggi con le sue proposte riempie la sala. Diverse le tematiche che di domenica in domenica fino ad aprile saranno affrontate dagli artisti in scena, come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e la giornata della memoria. Tra i protagonisti Gioia Salvatori, Enrico Falaschi, Serena Balivo, i Motus. Ad inaugurare la rassegna il 22 ottobre Alessandro Berti, tra i vincitori del premio Riccione per il teatro per l'innovazione drammaturgica. In questo Negri senza memoria, che è il secondo capitolo della trilogia Bugie Bianche, lui indaga proprio su questo rapporto con anche l'immigrazione, quando sull'essere stati anche noi degli immigrati e quindi sulla nostra capacità, che ancora forse non è del tutto compiuta, di accogliere e di condividere. Gli appuntamenti sono tanti la domenica, per cui può essere un ottimo modo per trascorrere la domenica pomeriggio a teatro. Brava tu che vai a teatro. Mi piacerebbe, in realtà ho poco tempo, però sappiamo tutti che sei una giocatrice di pallavolo molto. E quindi... Ma che sì, ma neanche la domenica, dove vado a giocare al pallavolo? Ma le ragazze della Omag non ti hanno offerto un posto in squadra? Come asciughina, sai, quelle che vanno sul campo. Stai lì in panchina. E poi se proprio... Poi si fa male tutte, devi entrare un attimo. Io non ho neanche un ruolo, non so neanche cosa sai fare, perché evidentemente... Non sai fare, però. Esatto, bravo, hai detto bene. Proprio però, così. Una volta lì in campo, del mio gruppo sono la più scarsa. Magari ti schiacciano addosso, la palla rimbalza. Nessuno mi vuole in squadra, proprio male, male. Sai, in quei film, no? Dove l'ultimo arrivato lì, sempre sì, in panchina, no, poi entra. Non è il mio caso. No, non è il mio caso. Vabbè, comunque ti seguiremo quando avrete un campionato. Apriamo una finestra cibo. Sarà una bella finestra. Aprite la finestra, adesso partiamo da un servizio, poi abbiamo un'intervista e poi in chiusura ovviamente abbiamo le foto che ci è arrivata da Colomba. Adesso parliamo però di ERA, che ha fatto il punto sui risultati sempre in crescita del progetto Cibo Amico, il recupero della sovrapproduzione del cibo nelle mense del gruppo ERA, diventata da anni uno strumento di solidarietà. Vediamo.
Sono più di 6.000 i pasti recuperati nei primi sei mesi del 2023 nelle mense del gruppo ERA in Emilia-Romagna e ridistribuiti a persone in difficoltà col progetto Cibo Amico, nato nel 2009 dalla collaborazione di ERA con Last Minute Market, Cibo Amico e le organizzazioni no profit dei territori. Il progetto porta il cibo in avanzo, che prima veniva recuperato solo per produrre compost o altri materiali sostenibili, ai più bisognosi. Sei le mense coinvolte a oggi, tra cui quella di Rimini, con l'obiettivo di ampliare la rete. Mediamente ogni giorno vengono prodotti 1100 pasti per i lavoratori del gruppo e ci siamo accorti già nel lontano 2009 che circa il 2,5%, 3% non veniva consumato. Questi pasti che vengono recuperati vengono appunto ritirati alla fine del pasto da degli enti no profit che poi destinano questi pasti non consumati nell'ora del pranzo, li destinano, li servono a cena per le persone che assistono quotidianamente nelle loro strutture. Recuperare il cibo è un'attività per noi molto importante, appunto per non generare ulteriore spreco, però porta delle difficoltà con sé, difficoltà che sono nel garantire gli standard di igiene, sicurezza e qualità che devono comunque essere garantiti e mantenuti. Proprio per questo il cibo viene abbattuto e poi riposto in casse termiche per mantenere la catena nel freddo e poi poter essere trasportato in sicurezza. Seppure per ogni mensa del gruppo quello che non viene servito quotidianamente corrisponde a pochissimi pasti pronti per ogni giorno, sommando questi pochissimi pasti per tutte le mense del gruppo e per tutti i giorni dell'anno siamo arrivati a recuperare oltre 130.000 pasti dall'inizio del progetto, per un valore economico stimato di oltre 500.000 di euro. Voi non potete immaginare che cosa c'è in questo studio, questo odore, non c'è neanche più Andrea Bonazzi, è dietro il pane toscano, dietro... Allora, per chi ci segue in radio è arrivato un cestone di considerevoli dimensioni, pieno di pane di ogni tipo, ce l'ho accanto e in questo momento... il profumo che emana è tale da impedirmi di parlare perché l'acquolina in bocca è promettiamo troppa. Di riportarlo al suo proprietario. Diamo intanto il buongiorno anche a Simona. Allora, io vi dico che è qualcosa di spettacolare. Io ci intanto sono mi eclisso dietro forme e anche tanti gradi di colore diverso. Perché abbiamo questo cestone di Andrea, smettila, vai vicino al microfono e non toccare nulla. No. Perché oggi è la giornata mondiale del pane, che viene indetta ogni anno il 16 ottobre. Nel nostro territorio provinciale ci sono tantissimi forni che ancora operano quotidianamente e producono questo pane fragrante, croccante, che veramente è una meraviglia. Non dire fragrante, croccante. No, lo dico lo perché dipianto. Quando ce l'hai così vicino ti senti proprio che questi aggettivi ti assumono significato. Dal profondo. E dobbiamo dire che noi abbiamo questo pane splendido e questo cesto di pane grazie ad una preziosa collaborazione. Diciamo che questo panificio di cui parleremo tra un istante è un panificio storico. Chi passa nel centro storico di Rimini, in particolare sul Corso d'Augusto, non può non fermarsi attratto semplicemente dall'odore. Anche se non vuole, perché tu passi e sì, poi distrattamente giri e ci entri. Stiamo parlando del panificio Fellini, che è un punto di riferimento per i riminesi e per la città. E allora noi siamo in compagnia, perché loro sono tutti impegnatissimi, chi in consegna, chi dietro al banco, anzi li salutiamo, gli mandiamo un abbraccio, poi facciamo anche vedere una foto di tutto il gruppo, ma con il loro consulente storico e anche nostro grande amico, per cui diamo il buongiorno a Giorgio Salvatori. Ciao Giorgio! Buongiorno a tutti! E grazie a voi e voi amici belli. Amici belli, l'hashtag amici belli. Il nostro amico Giorgio, che proprio grazie alla consulenza e all'amicizia con la famiglia Fellini ci racconta un po' anche, se vuoi Giorgio, perché poi tu l'hai immortalato tante volte, la passione di questa famiglia di continuare a fare il pane come si faceva una volta, perché oggi diciamo che ci sono tante modalità di mangiare il pane, ma poi magari daremo anche qualche consiglio su come riconoscere il pane artigianale da quello invece precotto, surgelato, cotto al momento e quant'altro, ma la passione di una famiglia. Sì, questa è la cosa sicuramente più interessante, la peculiarità di questo panificio che proprio oggi compie 75 anni di attività,
quindi è il suo compleanno, quindi è una ricorrenza a cui la famiglia Fellini tiene molto. È nata il 16 ottobre 1948 a Cesena e poi si è radicato nel cuore di Rimini in tutti questi anni nel centro storico di Rimini. La cosa che a me colpisce molto di questo panificio è i clienti che quotidianamente ogni mattina vanno a prendere il pane. È un gesto semplice, però forse ormai dimenticato, forse dalle tradizioni più, dalle generazioni più giovani. Però è bello vedere che tutte le mattine si va a comprare il pane, si esce con questo profumo che, come state sentendo voi, Andrea in particolare, è meraviglioso. E quindi ecco, io vorrei semplicemente fare gli auguri per conto di Donatella che è al banco e Fabio Fellini che sta facendo le consegne, e ringraziando di fatto sia tutto lo staff che in questi anni ha sempre seguito la storia di questa famiglia e anche i lavoratori, cioè i collaboratori sono parte di questa grande famiglia e tutti i clienti che in questi anni hanno seguito quasi in maniera quotidiana quello che è un po' la tradizione dei prodotti che Fellini propone tutti i giorni, dalla colomba nei periodi pasquali al panettone sia a Natale che a Ferragosto, e tutti i prodotti sia di carattere panificatori, sia di carattere di pasticceria, di gastronomia, di pasta fresca. Guarda, esatto, infatti secondo me Giorgio, quando si entra, io praticamente conduco insieme al gesto di pane, che quasi io è molto meno molesto di me. No, io devo dire che a parte che sembra quasi un cesto di fiori, di cose, sai quando ti portano, io credo che anche solo si viene in mente, cioè è bellissimo. Questo è un appello anche che lancia Simona, non fiori ma pane ma opere di pane. No, perché intanto ringraziamo anche la signora che questa mattina ce l'ha fatta avere, insomma, poi ci ha portato anche dei grissini, dei dolcetti, che è stato un regalo prezioso, insomma, quindi la ringraziamo, non ce n'era assolutamente bisogno. Però ecco, però la cosa bellissima è quello che dicevi, cioè nel senso, moltissimi entrano per acquistare il pane al panificio Fellini, ma immaginiamo anche in tanti ancora panifici del nostro territorio che mantengono questa aderenza, perché comunque il pane è ancora parte della nostra alimentazione, anzi sarebbe bene lo fosse, e soprattutto il pane fresco ed artigianale. Poi non vuoi prendere, che ne so, qualche altra leccornia dalla gastronomia o quando qualche dolcetto, qualche cosa da, cioè, quindi Giorgio, io immagino che tu quando entri, perché chiaramente tante volte anche per il tuo lavoro vai al panificio, sei attratto un po' da tutti, da tutto, diciamolo. Cioè mantenersi a linea è difficile, mantenersi in è linea difficile. È molto difficile non farsi, come dire, attrarre da alcuni prodotti. Però vorrei segnalare a questo riguardo che il pane adesso viene fatto con farine particolari, con ricette anche speciali, e per cui c'è anche il pane low carbo, quindi con poche calorie e molte proteine. Vedi? La cosa interessante quindi è che ogni giorno, oltre ai pani tradizionali, ci sono pani che vengono fatti solo quel giorno con farine meno lavorate, quindi integrali, con l'uso di cereali, con l'uso di anche di spezie particolari, che possono tra l'altro durare anche più di un giorno. Ecco, io credo che sia questa la grande differenza, cioè se tu prendi il pane artigianale fresco, la possibilità che perduri, poi chiaramente dipende anche dal pane che acquisti, è quella che ti rimane, insomma, se non lo consumi tutto in giornata, il giorno dopo, quello ancora successivo, magari poi lo scaldi un attimo, diventa sempre molto utilizzabile. Tutto il resto poi, sì, insomma, per carità, ognuno può fare le scelte che vuole, ci mancherebbe altro, però è importante far capire ai consumatori, e questo c'è anche una battaglia che le varie associazioni di categoria stanno portando avanti, del fatto che
il pane fresco artigianale deve essere indicato, quindi quando noi andiamo ad acquistarlo, non dico al panificio dove è normale prenderlo ed è sicuramente fresco ed è di giornata, ma anche se andiamo nei supermercati, fate grande attenzione, perché c'è proprio una differenza e deve essere segnalata, ed è bene che lo sia, tra quello che è il pane fresco artigianale e invece tutti gli altri pani che non possono essere definiti, tipo il pane cotto parzialmente poi congelato che poi prosegue la sua cottura in un secondo momento, come spesso si trova nei supermercati, non è considerato fresco. Questo è importante, esatto, saperlo. Poi ognuno fa le sue valutazioni, le sue scelte, certo, ci mancherebbe, però noi avevamo scelte piacere, però consapevoli, esatto, di farvi vedere la bellezza. Non potete sentire la bontà, ma anche il profumo potete vedere. Adesso, la bellezza, sì, la cosa importante è il lievito madre, esatto, e quindi tutto il tempo per cui viene cotto di notte, viene fatto lievitare di notte, c'è la lunga lievitazione e quindi c'è ancora la bellezza del lavoro del laboratorio Fellini che fa nottetempo, e la mattina vi invito a passare lì davanti e sentire quel profumo che ricorda un po', diciamo, quando eravamo piccoli, sì, che è la nostra ci portavamo storia a scuola il panino con la mortadella, quella nostra, ma guarda anche adesso, noi anche al lavoro, cosa dice Andrea, noi lo facciamo volentieri anche adesso. Allora ricordiamo che tra l'altro il panificio Fellini è bottega storica, è una delle botteghe storiche, sì, del nostro territorio, proclamata, esatto, proprio per questa storia che ci raccontavi, partita il 16 ottobre del 1948, quindi noi chiaramente facciamo gli auguri al panificio Fellini, esatto, però volevamo anche, esatto, fare a tutti un accenno quelli che fanno, insomma, allarghiamo anche, sì, visto che oggi è la giornata, esatto, mondiale del pane, a tutti coloro che prestano la loro opera proprio nei forni per garantire a tutti noi un prodotto di qualità. Anche perché ci dicono i diretti interessati, non è neanche semplice trovare i panificatori o comunque i panettieri, perché lavorare, come ci diceva Giorgio, di notte, insomma, oggi e non è un mestiere che tutti amano fare, per cui è bello sentire attraverso anche le tue parole, Giorgio, la passione che ancora porta avanti la famiglia Fellini, loro si definiscono tale, per cui anche da parte nostra un saluto a Donatella e a Fabio e a tutto il gruppo e di lavoro. E tanto c'è un omonimo, Giorgio, che ci scrive e dice: quando vado acquistare il pane supplico la commessa che faccia presto, perché poi l'occhio cade inevitabilmente sulla distesa di dolcetti e le cornie varie che più di quel tanto non si resisterebbe. Non lo so noi quanto resisteremo ancora, mi sa che dobbiamo farci togliere questo cesto dalla diretta, perché altrimenti tra un po' non ci vedete più, ci mettiamo sotto il tavolo io e lo abbraccio a mangiare. Cercate di trovare tanta mortadella per riempire quei panini. Guarda, secondo me tutti i nostri colleghi che seguono chiaramente la trasmissione dai saliranno diversi piani, tra qualche minuto li ritroviamo tutti qui. Giorgio, mi sembra giusto. Grazie a tutti voi. Ci piaceva con te e con la famiglia Fellini celebrare questa giornata mondiale del pane. Ti ringraziamo tantissimo anche per la tua amicizia e perché ogni giorno ci mandi i tuoi saluti. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. Grazie agli spettatori. Grazie mille. Buona giornata. Cioè, sembri come un trofeo, Andrea, lo tiri su. È come alzare primo la Coppa premio, dei Campioni. Primo premio ad Andrea Polazzi. Allora, quindi ricordatevi, oggi è giornata mondiale del pane, ovunque voi state andate ad acquistare un pezzetto di pane, anche quelli ormai, insomma, che sono attenti alle nostre diete, ai nostri regimi alimentari, che magari richiedono anche qualche attenzione in più, ma si può fare mangiando molto molto bene. Si può fare. Allora, come c'è il nostro Roberto Bonfantini che ci aspetta alle 10:10. Per cui davvero? Tu me l'hai messo preciso qui perché vuoi che lo allontano, guarda, lo tolgo dall'inquadratura. Mamma mia. In realtà no, riesce, è così tanto che così, più o meno, dai, più o meno ci siamo. Esatto, ma che meraviglia. Grazie. Allora, andiamo avanti perché qui se no. Tra l'altro leggevo che quest'anno il motto, la campagna di promozione di questa giornata è: i romagnoli si guadagnano la pagnotta e tengono botta. Che è quello che recita poi la bustina che è davanti al pane, non si riusciva a leggere prima nell'inquadratura, ma insomma con questo omino stilizzato che sta preparando il pane, che da una parte la pala e dall'altra sotto braccio un bel pezzettone di pane, e con lo slogan appunto: i romagnoli si guadagnano la pagnotta e tengono botta, insomma, diciamo, riferimento richiama, anche, esatto, all'alluvione, infatti, e alla, proprio così, come la popolazione ha reagito dopo
le piogge di maggio. Proprio così, anche tornare in tanti luoghi a subito a sfornare pane è proprio un segno di speranza. Ora, noi non vogliamo andare oltre, però io credo che il pane abbia anche un profondo significato simbolico. E adesso ci spostiamo a parlare di sport, perché oggi non parliamo dei risultati, almeno per quello che riguarda il Rimini, del fine settimana, perché il Rimini giocherà questa sera in notturna. Allora invertiamo un attimo, iniziamo parlando di chi ha giocato ieri sera. Ha vinto una partita che per tre quarti sembrava ormai terminata e non a favore della formazione riminese, quindi iniziamo parlando di basket con il nostro Roberto Bonfantini. Buongiorno Roberto! Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi anche questa mattina. Allora, 73-71, vittoria acciuffata proprio per i capelli. Direi vittoria acciuffata proprio all'ultimo all'ultima frazione di secondo, grazie ad un tap-in di quello che poi è stato l'uomo del match in assoluto, che è Justin Johnson, autore di 25 punti e che praticamente ha segnato i punti del pareggio durante diciamo i primi 40 minuti nel finale, e poi ha tenuto ancora viva Rimini insieme a due triple fondamentali di grande, e poi ha realizzato giustamente il tap-in che ha decretato la vittoria di Rimini al termine, come dicevate, di una partita che sembrava impossibile da recuperare a un certo punto, perché Rimini ha giocato i primi tre quarti male, contro un avversario solido, tosto, che sicuramente è riuscito ad irretire l'attacco di Biancorossi, tant'è che insomma Rimini ha chiuso il primo parziale sul 12-18, quindi segnando solo 12 punti, il secondo sul 15-21, il terzo sul 16-18, quindi praticamente aveva segnato in tre parziali quello che solitamente si segna in due più o meno, insomma, come media. Poi c'è stata la svolta, iniziando l'ultimo parziale sotto comunque in maniera abbastanza rilevante, perché al trentesimo si era sul 43-57, quindi un meno 14 che sembrava già scolpito ormai a quel punto, anche per come stava andando la partita. Rimini che aveva toccato anche il meno 17, quello è stato il massimo vantaggio da parte della Tesenis Verona, e quindi insomma il massimo gap da cercare di ricucire per Rimini. Rimini che ha cambiato difesa e questo ha invece irretito l'attacco degli Scaligeri, che hanno segnato solo 6 punti negli ultimi 10 minuti e praticamente nei 15 poi ne hanno messi in tutto 14, perché ne hanno segnato 8, segnati 8 nell'overtime, e Rimini nell'ultimo tempino dei 4 insomma regolamentari invece ne ha segnati 20, quindi attacco che ha ruotato come mai, è riuscito a girare fino a quel momento nell'arco della partita, e soprattutto difesa che non ha lasciato davvero nulla alla Scaligera. Questo è stato un po' il segreto, diciamo, della rimonta di Rimini, che poi ha trovato il primo vantaggio addirittura solo nell'overtime dopo una tripla di grande, e poi è riuscita a vincere appunto con questa correzione vincente di Johnson proprio sul suono dell'ultima sirena, che ha decretato il 73-71 finale. Ovviamente il Flaminio esplose invasione di campo, però va ricordato sicuramente questo match è come una rimonta epica, e per questo probabilmente rimarrà nella nostra memoria di riminesi a lungo, più a lungo che se fosse stata una partita normale. Però non dobbiamo neanche dimenticare, e non lo faranno sicuramente né lo staff tecnico né i giocatori, i primi 30 minuti davvero tremendamente complicati, con il pubblico che ha continuato a incitare, e qui va fatto l'ennesimo applauso, come ha fatto coach Ferrari e come ha fatto anche Andrea Tassinari, che si sono presentati poi in sala stampa. Insomma, va sottolineato ancora una volta questo pubblico che ha una fede incrollabile, perché davvero c'è stato un momento in cui gliene avresti dette di tutti i colori, essendo via Flaminio presente. Anche perché, Roberto, diciamo che venivamo ha continuato a incitare venivamo da tre sconfitte,
partite consecutive, cioè partenza di questo campionato veramente con toni bassissimi, questa quarta che si metteva malissimo, onore e merito ai tifosi che non hanno mollato veramente l'osso. Eh sì, ma questa è una prerogativa del Barrio e dei tifosi del Flaminio, che devo dire che durante diciamo alla fine al ventesimo hanno cercato di anche di dargli una scossa, perché c'è stato anche un coro, ma giusto, per me è giusto, perché il tifoso deve anche fare quel coro quando vuole che la squadra abbia più grinta, lo dico utilizzando un eufemismo, chiaramente i tifosi lo dicono con un coro un po' più colorito, però alla fine insomma sono stati sempre vicini alla squadra, l'hanno proprio sospinta verso questa vittoria, e devo dire che è una vittoria davvero che ha un sapore particolare, perché insomma trovarsi 0-4 per una squadra che comunque ha detto anche qual è il suo obiettivo, che non è l'obiettivo salvezza, ma è l'obiettivo quello di cercare di fare il meglio possibile e se possibile anche arrivare a centrare anche la promozione, quindi insomma l'avvio è stato particolarmente complicato. Tra l'altro Rimini anche l'anno scorso si era sbloccata dopo 3 KO, chiaramente l'anno scorso l'obiettivo era consolidare la categoria, quest'anno la società ha fatto degli sforzi anche economici più di rilievo per rendere la squadra ancora più forte, ancora ci sono tanti equilibri da trovare, è una squadra che ancora secondo me deve crescere tanto anche sul piano della condizione per tanti problemi fisici, perché insomma ricordiamo l'assenza di un giocatore come Capitan Masciadri, è un'assenza sempre pesantissima, era ieri in panchina per onor di firma, ma insomma non sarebbe potuto entrare comunque in campo, quindi è come se fosse stato assente, quindi sono assenze pesanti per Rimini che ha avuto tanto dal suo americano, da Johnson, ha avuto qualcosa corrente però alternata da Marx che ha scritto 12, qualcosa dal solito Tomassini che ha scritto 11 con 3 su 4 nelle triple, ma soprattutto Rimini ha avuto tanta energia a rimbalzo dallo stesso Johnson che ne ha presi 16 e da Anumba che ne ha presi tantissimi, cioè in due hanno preso 29 rimbalzi, quindi questo aspetto va diciamo anche valutato, sono per quanto riguarda i rimbalzi di Anumba, stiamo andando a guardare le statistiche, sono 13, quindi insomma in due davvero hanno preso i rimbalzi di una squadra, cioè 13 e 16 alla fine secondo le statistiche, quindi insomma vuol dire che davvero hanno fatto tantissimo, Anumba ha dato tantissima energia, secondo me dopo Johnson è stato sicuramente il migliore in campo, e poi finalmente Rimini ha avuto nel finale qualche sprazzo di grande, che è un play che è arrivato con alle spalle un campionato davvero importante e che fino a questo momento però non era riuscito ad esprimere la sua pallacanestro, quella che poi l'ha reso famoso, quindi abbiamo visto nel finale con quelle due triple e anche con un canestro precedente qualche sprazzo davvero di quel grande giocatore che ci aspettiamo non solo di nome ma anche di fatto. Eh beh, speriamo allora che sia la svolta, speriamo, adesso non diciamo null'altro, invece poi, Roberto, speriamo che arrivi la svolta anche per il Rimini. Ecco, infatti questa calcio. Sera si va in campo con tutte le aspettative anche della novità insomma che sta provando a portare in queste sue prime giornate a Rimini il nuovo allenatore. Eh beh certo, solitamente quando arriva l'allenatore nuovo una scossa c'è, si spera che arrivi subito in Toscana, l'anno scorso abbastanza avara di soddisfazioni, ma questo è un altro campionato in tutto e per tutto, anche perché il Rimini lo ha iniziato peggio dell'anno scorso, e Pontedera è un avversario alla portata del Rimini, perché il Pontedera ha 6 punti, quindi non sta viaggiando a velocità supersonica, quindi il Rimini che ne ha 4 di punti e che è rimasto ultimo in classifica, tra l'altro guardavo proprio i risultati ieri, il pareggio del Sestri Levante a Cesena, questo 2-2 inatteso relega il Rimini all'ultimo posto solitario, quindi Rimini che per la prima volta è proprio da solo all'ultimo posto, 4 punti per i biancorossi, gli altri insomma sono saliti chiaramente a 5 i compagni di viaggio del Sestri Levante, Rimini che però non deve fare la corsa sul Sestri Levante perché il Rimini ha un altro tipo di organico,
ed è un Rimini che deve sicuramente cercare di prendere il volo, perché questa è una squadra che come potenziale perlomeno dalla Cintola in su è da posizioni sicuramente di altra classifica rispetto a quella attuale, che insomma, come detto, relega il Rimini all'ultimo, sull'ultimo gradino. Rimini che avrà anche tra i pali l'esordio del portiere Simone Colombi, quasi specie il gioco di parole, no? Da Colombo a Colombi, però c'è una grande differenza, perché Simone Colombi ha una carriera che parla per lui, ha giocato in Serie A, tante presenze in Serie B anche, presenze in C, è un portiere sicuramente di grande livello che il Rimini ha preso per farlo giocare a questo punto in questa fase delicata titolare, anche per comandare meglio la difesa, difesa che ritrova Gigli, non ancora Gorelli che è infortunato, poi ricordiamo è sempre fuori del carro che ne avrà ancora per un po', però insomma è un Rimini che secondo me ha tutte le carte questa sera per poter giocare una buona partita sul campo del Pontedera, e io mi auguro per poter strappare anche tre punti che sarebbero di vitale importanza, prima per il morale ma poi anche per la classifica, e iniziare davvero un nuovo cammino con il nuovo tecnico Emanuele Troisi, che farà appunto questa sera, come ricordavate voi, il suo esordio sul Piglio Riminese. Al volo gli altri risultati di giornata, Roberto, perché poi parliamo anche di calcio.basket, che vista proprio la l'impegno di oggi, eh sì certo, la contemporaneità con la partita magari cambierà sicuramente qualcosa, ma prima dici degli altri. Allora partiamo dalla San Maurese, che ha perso proprio all'ultimo secondo il match a Prato, in vantaggio con Pacchini su rigore all'11esimo, raggiunti da un rigore al 66esimo di Mobilio, al 95esimo Cela con un guizzo finale è riuscito a far pendere la bilancia dalla parte dei toscani, quindi è arrivata questa prima battuta d'arresto per la San Maurese, un po' un peccato appunto per come si è arrivata. C'era un derby romagnolo tra Imolese e Forlì definita 1-1, invece il Ravenna ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Entigione alla fine di una partita bruttina, perché insomma non ci sono state delle grandissime opportunità. Andando invece dal girone D al girone F, non ha portato bene il cambio in panchina lo United Riccione, che è andato avanti subito con Ferrara dopo appena 6 giri di lancetta, ma si è fatto rimontare dalle reti di Cenesi all'11esimo delle riprese di Forte al quarto d'ora, quindi nel giro di 4 minuti ha subito un 1-2 tremendo e ha vinto l'Avezzano sul campo appunto dello United Riccione, per quanto riguarda appunto le altre squadre di calcio. Invece per l'Omag MT ancora una vittoria, battuta 3-0 Olbia, quindi va benissimo questo avvio di campionato da parte della formazione di San Giovanni Marignano, che sappiamo insomma comunque avere un obiettivo importante. 25-9, 25-16 e 25-22 sono i tre partiti che ci raccontano una partita abbastanza, a parte il terzo set che è stato il più combattuto, comunque a senso unico. E allora parliamo anche dell'appuntamento di questa sera, quali sono le modifiche previste data la concomitanza con l'incontro del Rimini? Eh sì. La settima puntata sarà un po' particolare, perché iniziamo sempre alle 19.35 fino alle 20.15 con prima, seconda e terza categoria. Avremo tanti ospiti importanti, anche il nostro filosofo del calcio Fabio Berri tra questi. Nella seconda parte ancora tutto diciamo regolare, dalle 20.35 dopo il TG alle 21.20, e anche qui insomma avremo ospiti del Tropical Coriano, il portiere Bianchini, il difensore Dominici, poi il direttore generale del Bacchia Roncone, il difensore del Bacchia Federico Fusi, e poi la terza parte invece sarà invece eccezionale, la serata basket, avremo ospite il play Alessandro Grande, poi i nostri opinionisti Benatti, Zannoni, Ceccoli, e poi ci sarà il TG alle 22, la settima puntata di Super Goal, e torneremo in diretta alle 22.45, 22.50, quindi praticamente circa un quarto d'ora, ma anche meno, dopo la fine della partita, quindi finirà la partita del Rimini, e noi inizieremo la nostra serata dedicata al Rimini. Ci sta. In questo caso sarà diciamo la quarta parte della trasmissione, ne parleremo fino alle 23.30 con i nostri opinionisti in studio, in collegamento, Donatella Filippi, Giorgio Bertozzi, Cesare Trevisani e il nostro Baio. Grande serata, ci si prospetta. Bene, Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro e ritroviamo te e tutta la squadra di calcio.basket questa sera a partire dalle 19.35. Buona giornata e grazie. Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Noi siamo arrivati in conclusione, dobbiamo abbandonare questo studio posto, dove ancora aleggia il profumo del pane che qua accanto a me non è che era andato via, era solo un pochino fuori inquadratura. Con Tempo Reale noi ci ritroviamo domattina. Non sempre te e qua da me perché non voglio condividere la sofferenza. No, ragazzi, voi non potete capire. Molto tra l'altro bene. Ho chiuso, ma c'è una foto che arriva da Colomba. Allora Colomba, tu racconta qualcosa mentre io vado a recuperare la foto. E che cosa devo raccontare? Che domani mattina chiaramente il nostro appuntamento di Tempo Reale sarà un poco più breve, perché come già sapete, insomma, perché è partita la stagione la settimana scorsa, c'è l'appuntamento che io ne ho lette cose, che quest'anno ha tre appuntamenti settimanali. Sì, perché c'è anche quello del sabato. Esatto, proprio così. Ma e adesso volevo ricordare anche che da oggi credo che la replica pomeridiana di Tempo Reale sia posticipata nelle giornate ordinarie, quindi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:10, mentre il martedì e il giovedì la replica partirà alle 14:30. Cercateci comunque se avete voglia di rivederci, non è che dovete farlo, però magari ditelo a chi sapete che magari ci cerca e il pomeriggio. Dicendoti che Colomba ti spiega che queste sono zucchine non adatte al ripieno perché sono fuori misura, ma vengono preparate con cipolle, erbe aromatiche, un po' di aceto, buonissime, si possono anche frullare, viene un bel pesto. Un e queste bel pesto sono da le mettere sul zucchine pane in fase oggi di tutto cottura. Va col pane. Eccole qua. Fantastico, beh sì, sono belle cicciottine o piccoline, insomma, comunque bello bel piatto così appena messo in fase sul di fuoco. Preparazione, noi con questo bel piatto in fase di preparazione salutiamo tutti, ci ritroviamo domattina, tra poco faccio cose vero gente. Buona giornata. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini. Cuore di questa città in questo tempo ferito da questo strano